Questura di Vicenza, ultima in Italia per numero di agenti assegnati. Ne arrivano solo 3. Dopo il maltempo, sciacalli in azione anche a Castelnuovo di Isola Vicentina, i residenti costretti a fare la guardia di notte. Ruba alcolici da un supermercato e viene rintracciato dai poliziotti. Scatta il foglio di via per 3 anni. Contra San Marco promossa una petizione per rimuovere le nuove transenne posizionate a fine gennaio. L'eredità della Dunata delle Penne Nere, l'assessore Leone Ziglio, Vicenza, una città che si candida a ospitare grandi eventi. Sclerosi multipla, 2000 vicentini convivono con la malattia, una mossa in Piazza dei Signori per svelarne il lato nascosto. TG Vicenza, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito in primo piano, sicurezza e ordine pubblico. Brutte notizie però per la città di Vicenza, ultima in Italia infatti per numero di agenti assegnati. Ne arrivano solo 3 a fronte dei 22 che presto andranno in pensione. Il servizio. Mission sempre più impossible a Vicenza, seminare sicurezza, mancano braccia, mancano divise, c'è carenza di poliziotti. Il capoluogo berico è l'ultimo in Italia per numero di agenti assegnati, ne arrivano appena 3, uno andrà alla stradale, 2 entrano in un ascensore e avanza ancora spazio, saliranno ai piani nobili e andranno a presentarsi al questore che per garantire, come è accaduto fino a oggi, sicurezza e ordine pubblico dovrà fare i salti mortali. 3 soli agenti di rinforzo, una notizia che ha scosso le istituzioni. In consiglio comunale questa sera a Palazzo Trissino la questione viene affrontata e commentata con il sindaco di Vicenza che anche lui non la prende bene. È un vero e proprio paradosso perché Vicenza meriterebbe di stare in prima fascia, di avere una questura degna della sua provincia, del numero dei suoi abitanti, della complessità del suo territorio e invece non soltanto resta ancora in seconda fascia, ma resta in seconda fascia e viene ulteriormente depotenziata. Chiediamo davvero al governo, è un appello forte quello che facciamo, di assegnare nuovi agenti e di riparare a questo danno che sarebbe gravissimo. È il classico principio del contadino, antico quanto la civiltà. Se non si semina, non si raccoglie. Eppure Vicenza oggi non ha molti agenti che possano seminare sicurezza e ordine pubblico. La questura di Vicenza ha un organico di 201 unità, a cui si aggiungono i 45 del commissariato di Bassano, totale 246, che devono seguire una provincia di 860.000 persone e un capoluogo di 110.000 cittadini, per cui c'è un rapporto di un agente ogni 550 abitanti. E se si considera che una ventina di poliziotti andrà in pensione nel 2024, i conti diventano ancora più salati per la sicurezza e per l'ordine pubblico. Ma il paradosso è che a livello burocratico ci sarebbero addirittura 5 unità in più. Sì, secondo l'ultimo atto organizzativo ci sarebbero 5 unità in più, considerato che loro mettono nel conteggio, nel calderone, anche i dirigenti, il questore, il vicario. Io direi va bene, mandiamo il questore a fare i seggi, a presidiare i seggi, mandiamo il vicario a presidiare i seggi, così almeno recuperiamo un paio di unità. E dopo il maltempo, sciacalli in azione anche a Castelnuovo di Isola Vicentina, i residenti costretti a fare la guardia di notte. Hanno sentito di notte che erano dentro, che anche il giorno dopo che è successo anche, sì sì, e anche un altro che girano e adesso stanno i primi giorni tutti... I proprietari delle case stavano, non dormono neanche, perché stavano giù a fare la guardia. Questa è la situazione anche a Castelnuovo di Isola Vicentina. A partire dal giorno dopo l'esondazione dell'Orolo, tra i tanti volontari che si sono presentati ad aiutare i cittadini alluvionati, c'erano anche alcuni malintenzionati pronti a saccheggiare i cumuli dei beni appena salvati dai garage ed esposti necessariamente all'aperto. Per questo, qui a vigilare contro gli sciacalli, ora a turno vigilano le pattuglie di carabinieri e finanzieri. Il grave episodio ieri capitato al sindaco di Monte di Malo, minacciato di morte dopo aver sorpreso i malintenzionati, ha destato molto scalpore. Qualcuno dovrebbe fare un po' di più, ecco, con questa gentaglia, perché veramente in situazioni del genere dover subire il fatto psicologico forse è ancora peggio che quello materiale di queste persone che ti intimidiscono, eccetera. Perciò solidarietà al sindaco. Purtroppo
molte case non hanno più i basculanti, i garage sono aperti, quindi se non c'è una certa vigilanza purtroppo può succedere di tutto. Beh, è terribile sicuramente, ma non è sicuramente non fa parte delle persone di zona, ecco, sicuramente è qualcuno da fuori che se ne approfitta. Ad esempio, una volta è venuto uno che si proponeva di pulire con un'idropulitrice, però ho detto no, perché doveva venire l'acqua di cosa, aiutarmi, insomma. No, ma dice a Cagliari non so niente, non so sentire parlare, basta. Però, cosa ha sentito? Tutto ho sentito. Dopo che si spariva roba, dove chi prendeva tutto, più chi vedeva, ecco. Hanno rubato le batterie delle macchine, sono state portate là dai garage alluvionate. Una notte hanno portato via le batterie, tutte gli ho smontato le macchine per prendere tutto i pezzi di ricambio. Cosa dobbiamo farci a questa gente? Dove erano queste actors? Nel centro, non sa dove era il centro Morosini, i campi sportivi. Sono state portate tutte là perché c'era posto. Hanno svaligiato anche quelle. Già erano distrutte, hanno portato via quello che potevano portare via. E a proposito di sicurezza, controlli congiunti delle forze dell'ordine in città. Controlli congiunti nelle zone calde della città, di questura, carabinieri e polizia locale, in cui ieri sono state controllate 71 persone, di cui 11 stranieri e 7 con precedenti. Nel corso dell'attività di monitoraggio, in corso Santi Felice Fortunato, gli operatori della Polizia di Stato hanno controllato un'auto il cui conducente era privo della patente di guida. L'uomo è stato sanzionato e l'autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo. Gli agenti sono inoltre intervenuti in un supermercato di Viale San Lazzaro, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che si era impossessato di alcune bottiglie di alcolici, restituendole al proprietario che lo aveva scoperto. Il responsabile è stato rintracciato dai poliziotti a poca distanza e accompagnato in questura per il fotosegnalamento. Per l'uomo è scattato il foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza per 3 anni. Nodo di Ponte Alto, l'amministrazione torna sul tema della viabilità alternativa. Torna sul tavolo dell'amministrazione il nodo relativo a Ponte Alto e alla viabilità alternativa da pianificare in vista dell'abbattimento del viadotto degli Scaligeri previsto dai lavori per la TAV e la conseguente gestione dei flussi di traffico. Esigenza quella di prevedere vie di fuga per la mole di traffico per i 2 anni in cui il transito sul viadotto sarà interrotto. È il nocciolo della questione ribadito in una lettera di Comune, Provincia e Camera di Commercio indirizzata ad RFI e IRICAV 2. In questo ultimo anno, insieme alla Provincia e alla Camera di Commercio, abbiamo preso in mano con forza la questione di Ponte Alto, dopo che per tanto tempo era stata trascurata. Non è pensabile che Ponte Alto sia abbattuto per 2 anni e che non ci siano adeguate alternative viabilistiche. Per cui abbiamo scritto in questa lettera ufficiale a IRICAV e ad RFI che abbiamo bisogno di garanzie sul fatto che prima siano aperte le 3 nuove vie, quindi 3 nuovi sottopassi alternativi al cavalcavia di Ponte Alto, e soltanto dopo che saranno costruiti questi 3 nuovi sottopassi venga abbattuto questa importante arteria della nostra città. Però non ci bastano le parole, vogliamo che sia scritto, che sia ufficializzato e che non si possa più discutere di questo argomento. Rimaniamo in città, le transenne metalliche installate dal comune a inizio anno, quelle proprio in contrasto San Marco, creano difficoltà alla circolazione di auto e pedoni. Alcuni residenti e commercianti hanno promosso una petizione appunto per eliminarle. Ci troviamo qua in zona San Marco e da poco qua, da fine di gennaio, ci hanno messo queste transenne che ho dei clienti che sono disabili, che vengono a fare la spesa e non possono fermarsi con l'auto. Abbiamo chiesto all'assessore Spiller, lui ci ha risposto che è stata una sua idea su segnalazione dell'SVT, perché per loro dovevano fare delle manovre, però noi abbiamo detto secondo noi ha sbagliato il numero civico, perché è il punto più largo dove passano sia 2 tram che anche macchine parcheggiate. È stato proprio lui, Paolo Bragioni, il fruttivendolo di Contrasto San Marco, a segnalarci il disagio che residenti e commercianti patiscono quotidianamente nella circolazione pedonale viaria in questo punto a ridosso di Ponte Pusterla. Assieme ad altri cittadini ha avviato una petizione per convincere il comune che questo non era esattamente il punto più pericoloso della via dove installare le barriere. Più avanti, verso la chiesa, ci sono le scuole. Là
parcheggiano quando vanno a prendere i bambini, parcheggiano parte per parte, la gente deve andare in strada, che sui marciapiedi non si passa, e il treno non passa. E là è il punto critico. Qua la vedo un po' inutile perché è un attimo, si fermano un attimo per caricare la spesa e anche se no non sanno dove mettere. Ecco, però ecco, come dico, lo vedo molto più importante lì davanti questo pezzo, davanti alla scuola, un po' più avanti qua, perché ci mettono le macchine sempre. Queste spese qua, senza verificare dove che può essere la zona critica. Questo non ha chiesto, non ha fatto e basta. Adesso stiamo raccogliendo delle firme, abbiamo già raccolto 300 firme, perché tutti quanti mi chiedono ma cosa servono? Volevo vedere cosa che servono, ma è per riparare il pedone. Cioè abbiamo un portico che è immenso e il pedone passa. Adesso oltretutto la gente, i pedoni passano fuori. Penso la sicurezza è ancora peggio adesso, in che modo qua. Cambiamo ora argomento. La dunata delle Pene Nere ha lasciato una grande eredità in tutta la città. Grandi e piccoli eventi, se ne contano 224 organizzati in un anno in città, tra cui campeggia la dunata che ha convogliato in città 500.000 persone, città che si candida ad ospitare altri grandi eventi sia sportivi sia culturali, con l'obiettivo di portare, specie nei weekend, vicentini e turisti a godere delle attività e delle bellezze vicentine. Tra i luoghi deputati ad ospitarli, Parco della Pace. Parco della Pace, tra circa 2 mesi terminerà il cantiere e quindi le chiavi saranno consegnate all'amministrazione. Nel frattempo stiamo lavorando al modello di gestione e ci saranno sicuramente delle aperture temporanee da qui a fine dell'anno, ma l'obiettivo è per l'inizio dell'anno prossimo di prevedere un'apertura definitiva del parco e quindi far sì che questo grande polmone area verde sia nella disponibilità dei cittadini. 65 ettari deputati ad ospitare grandi eventi con degli aspetti ancora da migliorare, non ultimo quello relativo ad un piano di mobilità. C'è un piccolo problema che abbiamo riscontrato in questi giorni di pioggia, di fatto l'area dell'ex pista d'atterraggio è area leggermente depressa e quindi con le forti acque di questi giorni è andata leggermente sotto acqua, quello è un problema che dovremo risolvere insieme ai progettisti del parco. E poi c'è quello della mobilità, viale Sant'Antonino è solitamente un viale che già soffre il traffico veicolare ordinario, ma la dunata degli Alpini ci ha insegnato che in un piano di mobilità studiato ad hoc questi sono problemi che si possono ovviare. Settimana questa dedicata alla sensibilizzazione della sclerosi multipla. Sono 2.000 i vicentini che convivono con la malattia, dei tratti spesso sconosciuti e invisibili. Un'esposizione fotografica itinerante, ospitata alla loggia del Capitaniato, ne mette in luce i sintomi. Il braccio come un pezzo di ghiaccio, la lingua intrecciata, la testa in fiamme, la stanchezza che costringe a stare a letto, aghi che pungono dalla vita in giù, la memoria che svanisce facendo sentire la persona come un albero in balia del vento. Sono alcuni dei sintomi invalidanti della sclerosi multipla, malattia neurologica dai sintomi invisibili che vengono colti e ritratti in 10 pannelli riferiti a 10 storie, in un'esposizione ospitata alla loggia del Capitaniato, volta a sensibilizzare sul tema e sui numeri. Solo nel Vicentino si contano circa 2.000 persone malate di SM. La sclerosi multipla, ci sono circa 140.000 casi in Italia, una diagnosi ogni 3 ore purtroppo. Il valore è sempre, intanto è molto femminile, colpisce più le donne che gli uomini, la statistica dice 2-1, cioè 2 donne, un uomo, fascia d'età dai 20 ai 40 anni circa, anche se la ricerca ci ha fatto riconoscere che ci sono già dei numeri del 5% con la sclerosi multipla pediatrica. Immagini che hanno l'obiettivo di svelare e comunicare gli stati d'animo appunto nascosti di chi soffre della malattia. Per far capire alle persone l'importanza che ha avvicinarsi al nostro mondo perché sorreggerci, aiutarci a combattere per la ricerca, per trovare una cura per la sclerosi multipla, perché una cura non c'è. Ci sono molte terapie che rallentano la patologia, ma non ci sono cure. Cioè, il mondo libero da sclerosi multipla per noi è ancora un sogno. E il 30 maggio, in occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla, la loggia del Capitaniato sarà illuminata di rosso.
E questa sera in prima serata torna la grande attualità vista dal Veneto, ma soprattutto dai Veneti con Focus. Ospiti del nostro direttore Luigi Baccialli questa sera: Cesare Busetto, Anna Maria Cisinte, Maurizio Conte, Fabio Crea, Gennaro Marotta, Michela Nieri e Stefano Zecchi. Da Vicenza è davvero tutto, vi lasciamo ora alle previsioni del meteo. Grazie per averci seguito e una buona serata a tutti voi.